Siamo con Vincenzo Attanasio dell'Abruzzo Mucosenza. Allora, sicuramente giorni importanti di ritiro, questa squadra è una squadra particolare con la quale già sei da un po' di tempo. Con quanto entusiasmo riparti per questa stagione? Allora, riparto con molto molto entusiasmo questa stagione, anche per la piccola squalifica avuta l'anno scorso, però ci rimbocchiamo le maniche e si ricomincia ancora più forte di prima. Mi sono aggregato sabato mattina con la squadra, visto anche impegni lavorativi, però ho trovato un gruppo abbastanza compatto, anche con il lavoro fatto dal mister Filaretti, e spero di dare anche il mio contributo appena finisco la mia squalifica. Sicuramente è stato un finale di stagione molto vibrante, però c'è stato il lieto fine, quindi magari hai anteposto, diciamo, anche quello che è successo al risultato finale. Segno di un gruppo che comunque veramente ha dato tanto. Cosa ricordi dell'anno scorso, oltre naturalmente quell'epilogo un po' croce e delizia? Ricordo tanti momenti belli vissuti con la squadra, soprattutto ogni domenica era una battaglia in campo. Sicuramente abbiamo fatto molti sacrifici, siamo stati ripagati all'ultima giornata, quindi visto che i miei compagni hanno messo il massimo a Botricello, io purtroppo non sono potuto essere con loro visto la squalifica presa l'ultima giornata di campionato. Però c'è solo da fare un grosso applauso a questo gruppo che l'anno scorso ha messo davvero molta rabbia in campo, soprattutto le ripeto, qua a Botricello è stata una partita fantastica e quindi non c'è solo da ringraziare tutti, presidente, direttore e soprattutto i miei compagni che hanno dato veramente il massimo. In bocca al lupo per questa nuova stagione. Crepi, crepi il lupo. Con Alessandro Fiumara, allora sicuramente tanto entusiasmo per questa stagione che riparte. L'Abruzium è una squadra particolare, c'è tanto affetto, tanto calore, dirigenti appassionati, anche questo ritiro per una squadra di promozione, diciamo, è un lusso. Cosa ci puoi dire dello spirito che si respira in questo gruppo? Allora, dicevo noi che abbiamo sempre avuto la società dalla nostra parte, anche lo scorso anno quando io ricordo precisamente la partita contro il Botricello, abbiamo perso in casa 2-1, abbiamo detto è finito tutto, anche quest'anno le retrocediamo sicuramente. Poi la società non ci ha mai mollato, ci ha detto state tranquilli ragazzi che ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Ci siamo riusciti e quest'anno stiamo facendo qualcosa di importante, già fare un ritiro in questa struttura che comunque è sempre stata caratteristica anche per il Cosenza Calcio e per tantissime altre squadre, per noi è importante. Gli under si stanno ambientando bene, poi sono arrivati giocatori importanti come Giovanni De Giacomo, Cristian Lattari che ancora purtroppo non l'abbiamo visto all'opera perché è infortunato, Antonio Gardi che è tornato e penso sia una sicurezza in porta. E poi il mister naturalmente, anche se penso abbia fatto il corso di allenatore con Zeman, perché io una preparazione del genere non l'ho mai sostenuta, ci stiamo correndo per tutta casa l'Abruzzo. Poi abbiamo la fortuna di avere Giuseppe come magazziniere che non ci fa mancare nulla, ti ripeto, più contenti di così si muore. Allora, sicuramente dobbiamo anche dire che si vuole un pochettino alzare l'asticella perché sono 2 anni che arrivano salvezze veramente sofferte. Ora, la società vorrebbe divertirsi un po' di più e vi sta mettendo, secondo me, in condizioni per poter ambire a qualcosa in più. Assolutamente no, anche perché ci siamo annoiati anche noi stessi di arrivare sempre con l'acqua alla gola, l'ultima giornata, sempre play-out, sempre fuori casa. Ora basta, non ce la facciamo più, credo. Sono 2 anni che arriviamo stanchi mentalmente. Infatti il mister non fa altro che dire resettate tutto perché sarà un'altra annata. Noi ce la metteremo tutte, speriamo che sia veramente così. In bocca al lupo. Crepi. Siamo con Cristian Catanzaro, il direttore generale dell'Abruzzo Mucosenza. Allora, sicuramente giorni intensi, giorni anche emozionanti, perché questa squadra qui, ritiro a caso l'Abruzzo, al Virginia Hotel, è una struttura che calcisticamente parlando ha davvero scritto pagine importanti del calcio dilettantistico calabrese. Allora, che sensazione ha provato in questi giorni? Ma è una sensazione bellissima. C'è un grande gruppo, c'è un grande mister, c'è una grande società, ci sono dei grandi tifosi, c'è un grande addetto stampa. Non finirò mai di ringraziarti di aver accettato questa nostra proposta. E
E niente, ci proviamo, quest'anno dobbiamo fare un campionato come si deve, non si deve parlare di salvezza, si deve parlare di campionato fatto per bene. E la squadra è quasi al completo, manca qualche elemento che arriverà nella settimana prossima. E niente, questo, noi siamo orgogliosi di essere qui all'Hotel Virginia, è un hotel che ci hanno trattato benissimo. Quindi faccio i complimenti all'Hotel Virginia per questa struttura, perché veramente, oltre a farci stare bene, è una famiglia come lo siamo noi. Allora, questa squadra sicuramente è una squadra particolare, deve fare i conti anche appunto su questa sua fisionomia, ecco. Vi sentite un po' pesci fuor d'acqua in questo calcio? Sì, sì, noi siamo orgogliosi di essere pesci fuor d'acqua di questo campionato. Noi cerchiamo di fare un calcio pulito. Non facciamo i campionati con l'IVA, l'IVA la paghiamo, l'abbiamo appena pagata adesso, quindi fino al 30 giugno la società Cosenza, Bruzium Cosenza, è completamente pagato tutto, tasse, IRPEF, IRAP, IVA, eccetera, eccetera. In Lega non abbiamo nessun debito, quindi la squadra è totalmente senza debiti e stiamo provando, ti ripeto, a costruire una squadra più forte dell'anno scorso, con qualche elemento di esperienza in più che ci possa dare, quella sicurezza di non soffrire. Le volevo anche chiedere, dal punto di vista tecnico, questa squadra secondo me l'anno scorso non era da salvezza ultima giornata, perché c'era gruppo e c'era qualità. Però bisogna fare anche tesoro, diciamo, tra virgolette, degli errori della scorsa stagione. Esatto, noi siamo partiti proprio con questo. Abbiamo prima cercato di capire quali sono stati gli errori dell'anno scorso e quindi stiamo cercando di non farli quest'anno. È naturale che ne faremo sicuramente di errori, perché sbagliando si impara. Però cerchiamo di farne il meno possibile, in modo tale la squadra non soffra e in modo tale possiamo far divertire i tifosi, gli sponsor, i dirigenti e tutti quelli che credono nel progetto Bruzium Cosenza. La scelta del tecnico, già ne abbiamo parlato in conferenza stampa, sicuramente impersonifica anche un po' lo spirito dell'Abruzium, battagliero, mister Filareti, squadre sempre molto grintose che ci credono fino alla fine. Sì, mister Filareti sarà il mister dell'Abruzium Cosenza per parecchi anni, ne sono sicuro. E stiamo progettando con lui, diciamo, di provare a portare la squadra in eccellenza. Proveremo in 2-3 anni a portare la squadra in eccellenza con mister Filarete. Questa giornata, in conclusione, questa giornata particolare con un'amichevole con la Berretti del Cosenza, ospiti del Virginia, con anche tifosi, dirigenti e sponsor. Quindi non è solo un rapporto, diciamo, commerciale anche con i partner, ma è amicizia. Sì, sì, no, è una vera e propria famiglia, noi ci sentiamo fratelli e sorelle, e quindi stiamo progettando proprio un gruppo stretto, coeso, che faccia dei risultati. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie a te. Con il presidente Canonaco, allora, sicuramente giorni molto intensi qui al Virginia, la squadra ha lavorato, state costruendo qualcosa di importante, ma sempre grande divertimento, perché vedo i giocatori che si allenano, la società che è compatta, pronti a partire ormai. Assolutamente sì, l'idea era proprio quella di creare un gruppo di persone che si vogliono bene, si stimano, lavorano insieme, si aiutano, perché il concetto di gruppo è proprio questo. E vederli sorridenti, vederli felici e vederli pronti a partire per una nuova avventura, una grande gratificazione. Oggi siamo qui per fare anche un pranzo insieme agli sponsor, che aumentano, ci stanno vicino, sposano il nostro progetto, e quindi l'idea è di continuare su questa strada e di fare bene. Speriamo, insomma, che i risultati ci diano al più presto ragione. Stiamo notando anche un interesse crescente da parte del tessuto sociale proprio della città, perché questa squadra nata come calcio popolare, un gruppo di tifosi, ora sta diventando qualcosa di più grande. Vediamo anche sempre più aziende che vi sostengono, credo che faccia piacere. Assolutamente, vuol dire che riceviamo, anche se a distanza di anni, il riconoscimento per il lavoro svolto, per quello che è il nostro progetto, rinnovare lo spirito di questi ragazzi, permettergli di giocare a calcio, di farlo seguendo delle regole, rispetto degli avversari, rispetto delle regole, rispetto delle persone,
e sono dei valori che noi ci portiamo avanti, diciamo, ci portiamo dietro dalla nostra cultura e dalla nostra creazione di questa squadra, che poi non voleva essere una squadra di calcio che diciamo, aspirava a chissà qual livello, però ecco, una squadra di calcio che attraverso il calcio potesse, diciamo, permettere ai giovani l'aggregazione, la solidarietà, la comunicazione, il piacere di stare insieme. Lo vediamo ogni giorno di più e questo vuol dire che è una vera e propria gratificazione per il lavoro svolto. Un presidente che quando è arrivato nella sala ristorante è stato accolto da applausi e grida, significa che comunque è un rapporto reciproco, perché durante le partite non è proprio un presidente, è un tifoso abbastanza sfegatato. E forse anche troppo sfegatato, non do un esempio bellissimo, però fa parte di me, fa parte di quello che poi è la famiglia Abruzzo, cioè la passione al primo posto, cioè qualcuno che non fa il presidente perché giusto deve assurgere a presidente o diciamo, ricoprire una carica. Fare il presidente significa, fare il presidente del Bruzio significa essere in prima persona l'esempio di passione, di volontà, di sacrificio, ma anche di sano divertimento, perché questa è la nostra mentalità. In conclusione, le ultime due stagioni, salvezza all'ultima giornata. Ora promettiamo ai tanti tifosi che sono addirittura qui pronti per vedere tutte le sedute, promettiamo qualcosa in più. Beh, sicuramente di stare dall'altra parte della classifica, così respiriamo un po' di più. E poi una volta che ci troviamo dall'altra parte della classifica, sognare è, voglio dire, legittimo. Fare un campionato meno sofferente eppure giusto per la seconda squadra di questa città, poi mai dire mai. Grazie e buon lavoro. Grazie a te.